Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video ho catturato il leggendario Enamorus, ovvero l'ultimo dei geni che si trovano qui a Isui, disponibili da catturare tramite la missione di Noesis. Ed oggi si va a completare la missione di Shaymin e anche quella di Darkrai. Non credo ci siano problemi di tempo, nonostante siano missioni piuttosto corpose riguardo a testi e quant'altro, ma comunque penso di potercela fare in un solo video. Allora, le missioni sono le ultime due. La missione che ci serve a Sentiti Ringraziamenti, quella di Darkrai, è nella pagina più avanti. Facciamo quindi Sentiti Ringraziamenti prima, che è la missione di Shaymin. Tempo fa Miss Meriggia del Team Diamante è stata salvata da un Pokémon misterioso. Vai a parlarle e aiutala con la sua richiesta. Vai alla base della landa e parla con Meriggia. Ah, la base della landa? Ah, ok. Pensavo direttamente alla base del Team Diamante. Non ci ho neanche fatto caso che dovessi andare alla base della landa. Sempre meglio leggere tutto. Bene, bene, bene. Eccoci qui. Salve, tu sei Link, giusto? Risa mi ha parlato di te. Ti ringrazio per aver accettato la mia richiesta. Vengo subito al sodo. Da piccola mi persi nella landa ossidiana. Vagai ore e ore senza meta, piangendo dalla disperazione, quando ecco che mi imbattei in uno stupendo campo fiorito. Però ora mi chiedo una cosa, no? Sono curioso. Se vagavi da solo nella landa ossidiana, nessun Pokémon ti ha attaccato? Lasciamo perdere. Fu lì che incontrai un Pokémon che non ho mai più rivisto. Mi diede un fiorellino e si mise a camminare, e seguendolo riuscii finalmente a ritrovare la strada di casa. Vorrei tanto ritrovare quel Pokémon per poterlo ringraziare di avermi salvata. Ma per quanto abbia cercato, non sono ancora riuscito a ritrovare quel campo fiorito. Potresti aiutarmi nella mia ricerca, per favore? Non è granché, ma questo è l'unico indizio che ho. A dire il vero... Ah, Gracidea, bene. A dire il vero so qual è il campo fiorito. Un fiore a volte offerto in un bouquet, che esprime gratitudine in occasioni particolari, come i compleanni. Questo fiore è una Gracidea. Proprio come quello che mi aveva dato quel Pokémon. Ti prego, ritrova il campo in cui crescono le Gracidee nella landa ossidiana. A dire il vero è molto facile trovarlo perché ti viene praticamente detto nel gioco che si trova da ste parti qua. È la zona bonificata, se non sbaglio, si chiama. Non ricordo bene il nome, ma è palesemente questa zona qui. E basterà volarci sopra per far sì che si attivi la missione. Eccolo, giardino bonificato. Bene. Beh, sono caduto, mi sono fatto un male. Il pad ha tremato come non mai. Sembra che questo sia il campo fiorito di cui parlava Meriggia. Dunque, questo sarebbe il campo di cui ti ho parlato? Ovvio che non riuscivo a trovarlo, tutto secco. I fiori sono ormai appassiti. Ma il paesaggio è tale e quale a quello dei miei ricordi. Paesaggio, due alberi in croce. Non c'è dubbio, è qui, è proprio qui. Scusate, però è vero, dai, ci sono solo alberi. Come fa a ricordarti il paesaggio? Tutti alberi nella landa ossidiana. Talmente impresso nella mente che si ricorda da benissimo. È un peccato però vedere tutti questi bei fiori appassiti. Magari se c'è Shaymin. Ma sei tu, il Pokémon che ho visto tanti anni fa. Grazie, grazie davvero per avermi aiutata quando mi sono persa. È solo grazie a te se sono riuscita a tornare a casa sana e salva. Grazie, grazie infinite! Oh, i fiori! Oh, che bello! Ah, eccolo, arriva! Ma gli sono usciti i fiori da... Ah, che figata! Ti sono grata per il tuo aiuto, Link. Dovrò ringraziare anche Risa per avermi parlato di te. Hai intenzione di fare ricerca anche su questo Pokémon, non è vero? Beh, ti auguro buona fortuna. Abbi cura di te! Ma quindi ora Shaymin rimane qui? E posso provare a catturarlo? Cattura Shaymin al campo Gracidea. Alle spalle? Sì, alle spalle.
Preso. Magari era una cattura scriptata, non lo so, però almeno ho fatto una cattura un po' diversa. Più stealth, non le faccio quasi mai stealth, devo essere sincero. Roccia impegno, buono. A posto? Fatto? Ok. Andiamo quindi ora ad accettare l'ultima missione che voglio appunto portare in video, che è quella di Darkrai. Ci mancherebbe anche. L'incubo più buio, l'ultima missione della lavagna. È stato avvistato un Pokémon misterioso. Parla con Mr. Arturo nel mio studio e cattura quel Pokémon. Eccoci qui, siamo già pronti. Ah, del Team Perla. Sei tu che hai accettato la mia richiesta, giusto? Veniamo subito al dunque. C'è una vecchia storia che si tramanda a Hisui. Racconta di un incubo nero che tormenta coloro che si avventurano di notte in strade isolate. Ma ho sempre pensato che fosse solo una fantasia, finché non l'ho visto con i miei occhi. Sì, lo dico e lo ripeto. Ho visto un Pokémon nero uguale a quello di cui si parla nella storia. Una volta che si sprofonda nei terrificanti incubi che genera, non c'è speranza di svegliarsi. Bisogna fermare quel Pokémon prima che faccia delle vittime. È successo mentre salivo sul Monte Corona. L'ho visto, lì, all'altezza delle scarpate scalande. Stavo percorrendo una strada di notte, proprio come dice il racconto. Mi raccomando però, fa attenzione, non voglio che tu ci lasci la pelle. Al Monte Corona scarpate scalande. Ok, ho capito dov'è. Praticamente nella primaria. Da ste parti qua. Ah, ok. Oh, mentre scendevo è apparsa la cinematic. Bello, tutto lucido. Fatto di gomma. Attenzione. Vabbè, sì. Mamma mia. Aspetta, devo avvicinarmi con prudenza. Non ho preso il furtivizzante, no. Mi sembrava strano. Come ha fatto a vedermi? Non mi ha visto. Ah, si è sbagliato. Cosa vede? Oh, scomparso. Accidenti. Rientra tu. Ah, subito, così. Buono. Oia. Ma allora. Beh, è stato il buio, quindi niente. Non lo so, ho paura di fargli male. Buono. Beh, insomma, insomma. Parrato! È parrato! Oh, tantino è parrato! Fermati! Vai! Quindi bisognava attaccar... Preso, vai! Quindi, forse è scriptata anche questa, non lo so. Quindi bisognava attaccarlo mentre generava quella roba nel terreno, da dove lui riemergeva, perché per un attimo si è bloccata la barriera e poi ho potuto colpirlo. Ma buono, meraviglioso, Arturo, che succede? Ora possiamo stare tutti più tranquilli. Però fa venire gli incubi a me. Sì, nessuno finirà mai più vittima di quei tremendi incubi. Mai più. Meno male, finalmente posso tornarmene a casa contento. Grazie per il tuo aiuto, non lo dimenticherò mai. Caramella esperienza XL, buono. Extra large. Però la vita da allenatore è molto solitaria. Cioè, io cosa dovrei fare?
Quello se ne va, mi lascia qui da solo. Ma che tristezza. Ad ogni modo, credo che il video possa concludersi qui. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Shaymin e Darkrai sono solo due degli ultimi Pokémon che mancavano per completare il Pokédex. Me ne mancano altri 4? Me ne mancano 4, ma so dove prenderli. Ad ogni modo vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!